Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Wrench e finalmente ci ho giocato abbastanza, tanto da potervi fare un mini tutorial su come cominciare il gioco. Con l'inizio del gioco, facendo New Game, seguirete un percorso fisso a caselle dove il gioco vi insegnerà a maneggiare le cose, metterle in tasca, avvitare, svitare, muovere le parti. Fare questo tutorial, per quanto magari possa essere noioso, ma anche intrigante allo stesso tempo, vi permetterà di guadagnare i primi soldi per cominciare e alla fine ci troveremo di fronte a due porte, Expert Mode e la Career Mode. L'Expert Mode vi dà già tutto, io vi consiglio la Career Mode, che è quella che andremo a vedere adesso. Pensate che all'interno della partita, se volete la musica, inizierete nel più completo silenzio, dovrete comprare questa, che otterrete più avanti. E qui dovete cercare. Si sente che è un po' male. Ok, perfetto. Sintonizzare la radio. Generazioni moderne. Allora, questo secondo me è il vero Car Mechanic Simulator, perché Car Mechanic è davvero interessante, bello, ma semplificato al massimo. Prima di tutto vi spiego la prima cosa: ci sono due modi di tenere in mano le cose. Premere velocemente, cioè normalmente un clic normale e lo tiene in mano, clic di nuovo per mollare, oppure il tasto Q, oppure tenere premuto e muoverlo al momento in modo da poter fare uno spostamento veloce. Quando c'è qualcosa che volete buttare, prendete e mollate all'interno. C'è sempre il menu contestuale col tasto destro in cui fate, vabbè, scrap all ed eliminate tutto. Il menu è ancora piuttosto grezzino, ma è sempre rimasto così. L'altro strumento fidato, che all'inizio sarà fondamentale, è col tab, il tablet. Il tablet ve lo farà scoprire il tutorial. Avete la roadmap con tutto quello che progettano gli sviluppatori, le news dell'ultima patch, i settings dove potete, cosa importante, a parte la grafica, il ray tracing che devo ancora capire come attivare, mettendole DirectX 12. Avete il range control, potete attivarlo o disattivarlo. In sintesi, invece che premere e lui avvita, insomma, e decidere voi fino a quando avvitare. La manual mode è quella dove dovete ruotare voi le varie chiavi. Carina, ma non indispensabile, soprattutto calcolando che il gioco, se avete un VR, è giocabile anche in VR. Tutto questo non lo vedrete, sono tutte cose che ho acquistato io man mano facendo le varie missioni. Qua potete editare il tavolino come meglio credete. Queste sono cose che magari non capite subito che cosa sono, ma per orientare le cose invece il tasto centrale del mouse, la rotellina, muovete. Ma se premete il tasto F due volte, una e due, ve lo posiziona dritto, quindi lo potete spostare lontano e poi cliccate, lo mollate, oppure tasto Q. Il tasto Z invece è un'altra interessante funzione che vi permette di mettere in tasca le varie cose, le cose piccole, quindi le viti. Ogni volta che le prendete, poi svitate qualcos'altro, ve le mette in automatico in tasca e col tasto Z potete andare a riprenderle. Sempre con il tablet potete fare allora il catalog, dove poter acquistare le cose anche scrivendo. Adesso andremo a fare un filtro dell'olio e vi faccio vedere come fare il cambio dell'olio in modo corretto. Avete il garage dove potete andare ad acquistare varie cose che al momento non posso. Qua ci sono i car lift, potete averne poi più di uno per fare più missioni insieme. Perché all'inizio iniziate come un'officina che fa dei lavori, poi inizierete nel mondo del racing, quindi riparerete auto per auto che gareggiano. Credo sia possibile anche vedere i tempi, insomma, i risultati in gara. Avete il job board e il manual. Il manual è molto importante, ve lo mostrerò a breve. Intanto, i lavori all'inizio avrete solo il cambio dell'olio. Quello che andremo a vedere oggi, non c'è il primo lavoro, diciamo, iniziale, quello del cambio dell'olio, però vi voglio mostrare come funziona, come avvitare e svitare, e che vi aiuterà anche nelle prime missioni, e come scoprire in gioco che cosa dovete fare. Prendiamo il coolant change, praticamente la sostituzione del refrigerante. Accettiamo il lavoro e andiamo a far comparire l'auto. In questo caso, prima cosa che facciamo è svitare il cofano che appoggiamo qua. Il coolant, ci sono due o tre tipi di auto molto simili a queste, con però magari il radiatore disposto in modo diverso. Quello che dobbiamo fare è andare a svuotare completamente il radiatore e sostituire il refrigerante. Quindi la prima cosa che facciamo è sollevare l'auto
e togliere il paramotore sotto. Questo non ha fortunatamente viti, tutto quello che è racing qui lo si svita con queste gancette, anche tutta la carrozzeria volendo salta via. Ogni cosa qui è composta da miriade di viti da smontare e da tenere in mano, quindi non scompaiono come in Car Mechanic Simulator. Bisogna svitare questa vite. In alto vedete era dietro drag plug e 10 nanometri. Non è nanometri, è newton metri, scusate. E quindi dovete, prima di tutto, se non le avete già, andare nel catalogo, nelle miscellaneous e comprarvi, facendo il tutorial avete soldi abbastanza, comprarvi tutte le chiavi possibili, questa arriverà dopo, e compreso anche l'imbuto che poi vi verrà salvato nell'inventario col tasto 4. Allora, bisogna svuotare. Prima cosa, bisogna anche acquistare una di queste, l'oil drain pan, per far finire dentro tutto l'olio. Non preoccupatevi che passando sopra non spostate nulla, spostate solo se tenete in mano degli oggetti, ma anche lì potete cliccare e c'è un menu qua che si chiama elimina le collisioni e vi permette di eliminarle momentaneamente. Prendiamo la chiave, mannaggia, ho mollato quello lì. Prendiamo col tasto 1 una delle chiavi, dice a 10 Newton metri, quindi diciamo che prendiamo questa chiave qui. Con i tasti delle le frecce, in sinistra e destra, scegliete 10. In su e in giù cambiate, vedete rosso svita, in questo caso premiamo una volta, vedete che svita completamente e l'olio scende. L'olio per scendere correttamente non succede nulla in questo caso, però credo venga contato solo quando ha sotto un oil pan. Quindi in questo caso si sta svuotando, dovete attendere che finisca e poi andare avanti. Ma io non ve lo sto spiegando alla cieca, perché in realtà mentre fa l'olio ve lo mostro, avete questa utilissima guida, il manual, dove cliccate sulla macchina e poi andate a scegliere il lavoro che dovete fare. In questo caso non ricordo dove è. Coolant change, e ci dà tutte le istruzioni, cliccando ci fa anche vedere dove togliere. Vedete che adesso dovrebbe lampeggiare quando cliccate su, vedete lampeggia, vi dice anche cosa dovete fare cliccandoci sopra, un po' come la checklist di Flight Simulator. In sintesi dice: rimuovete il tappo del radiatore, rimuovete lo splitter frontale, rimuovete il fate gocciolare fuori il refrigerante, quando ha finito riavvitate. Dice sostituite il drain bolt e avvitatelo a 10 Nm, lo riacquistiamo nuovo, vi faccio vedere anche quello. Usando un imbuto rifillate il radiatore fino a quando non comincia a uscire dalla cima, insomma servono due bottiglie. Sostituite il radiator cap. Quindi in questo caso facciamo un lavoro a regola d'arte e sostituiremo entrambe. Questo andrà sostituito, quindi che fare? Clicco col destro e faccio Purchase e me l'ha aggiunto al carrello. Stessa cosa farò con la vite, premo Z perché me l'aveva messa in tasca, la butto lì. Clicco col destro e faccio Purchase e me l'aggiunge anche quella. In questo caso andiamo a prenderci anche del coolant, ce l'ho già ma voglio farvi vedere l'acquisto. Catalog coolant, eccolo qui, 1 e 2, ne aggiungo 2, ho il carrello con i 2 e i 2 tappi, faccio complete purchase e me lo ordina, a breve arriverà, qua c'è ancora altra roba che ho ordinato, la voglio lanciare via, eccola qua, qua potete o premere e fare open, oppure più bello, cliccate qui e trascinate via il mouse e aprite la scatola. Avete tutto quello che vi serve, avete dentro occhio alle viti, assolutamente occhio alle viti. Li appoggio qui. Questo dovete mollarlo con il tasto Q. Perché? Perché se premete il tasto del mouse inizia a versarlo. E versarlo non è una grande scelta ora, anche se il tappo va ancora aperto. Prendiamo la vitina, la buttiamo via. Prendiamo anche il nuovo tappo dell'olio, del radiatore, scusate, che appoggiamo qua. E prendiamo anche la nuova vite, potete abbassarvi, compenetrare finché volete che non succede niente. Ci si abbassa fino al terreno, spazio, ci si rimette in posizione eretta. Riappoggio qua anche questo, mi avvicino giusto per appoggiarlo nel punto giusto, anche se è sempre difficile posizionarlo. Comunque, qua ha smesso di gocciolare. Altra cosa importante, io compravo e buttavo via questi, in realtà passando questo sul cestino va a svuotarlo. Quindi questo al momento, no, non voglio buttarlo, grazie. Anche se non costa tanto, ma
lo tengo. Allora, prendiamo la vite, andiamo a rimetterla su. Ora, parte più importante per cui si falliscono tantissime missioni, perché se non la fate bene vi pagano meno, prendete i malus. I soldi all'inizio li prendete meno male pochi, ma l'esperienza vi sale meno. Cliccate, vedete che lo posiziona. Ora, riprendiamo la nostra chiave, quella giusta, 10, inverto, quindi premendo in giù l'avvito. Io premo una volta e poi avvita da solo. Vedete, adesso avvita. Adesso quando stringe del tutto diventa verde, ok, finito, fine. Adesso vi faccio rivedere, la voglio risvitare. La sta svitando, e sono un pirla però, va bene. Ma questa è solo un pirla, no, in realtà no. Nel senso che c'è sempre questa animazione, non fatevi ingannare, di liquido non ne uscirà sempre. Metto via la chiave, scusate che la metto via. Ok, voglio riavvitare questa, vedete, l'avvito lì, prendo la mia chiave, cambio in avvita, l'avvita, fa il primo giro e poi appena finisce il secondo, tac, diventa verde e fine, è avvitata. Se aspettate di più, inizia a ridiventare rosso e poi il bullone si spezza e dovete comprarne un altro. Così è allentata perfettamente. Riabbassiamo l'auto, anzi scusate, riavvitiamo prima il paramotore perché almeno così non triboliamo dopo. In questo caso voglio ruotarlo, lo ruoto tenendo premuto il tasto centrale del mouse e poi si va a imparcare un pochino, ok, perché deve riassociarsi, l'ho mosso di nuovo, un po' come My Summer Car, un pochino. Io dico che Car Mechanic sarebbe dovuto essere così, però è uno studio indie e quindi non ha i mezzi di chi ha fatto Car Mechanic. E ovviamente avessi dovuto farlo per decine e decine di auto, sarebbe stato un lavoraccio perché i pezzi sono fatti da Dio. Comunque, andiamo ora a riempire, quindi prendiamo il tappo. Il tappo, come detto, lo buttiamo perché dobbiamo sostituirlo. Ora prendiamo l'imbuto col tasto 4, lo posizioniamo lì. Dovrebbe mettercelo già in automatico quando rileva, ci fa lo scattino. Guardate che è sempre un po' un problema. Guardate che faccio così, lo mollo, lo riprendo. Ok, diventa verde. Ok, posizionato. Grab here, tolgo il tappo, che è tutta la roba che poi si butterà. Lo impugno bene. E verso. Anzi, mi piace tenerlo più orientato così. Vedete che lo versa. Lo versa un po' ovunque, credo non scenda effettivamente il livello fino a quando non lo versate giusto. Ok, e qui inizia a versare tutto il contenuto. La prima tanica va via come niente, non andate a stima, qua non è come l'olio che c'è l'indicatore dell'olio, la stina. Qua se non date il radiatore pieno la missione paga zero, quindi fate attenzione, prendete una manciata di denaro e una manciata di esperienza, ma niente di più. Quindi in questo caso io continuo a versare fino a quando la tanica verrà girata completamente ed emetterà le ultime gocce. I fluidi sono fatti veramente bene. Poi, la cosa che mi piace di questi giochi è che potete organizzarvi proprio il magazzino come volete. Sul lato della tanica, adesso ve lo faccio vedere, c'è anche un indicatore del livello del liquido interno. In questo caso stiamo versando. Ok, vedete, adesso ha finito. Questa è finita. Io me la tengo qui perché mi sarà utile a breve. Adesso io la appoggio qui. Vedete che qui c'è, non qui ma dall'altra dovrebbe esserci. Sì, vi indica, vi fa vedere guardandolo in controluce il livello del liquido. In questo caso non si vede neanche qua, andrebbe visto in controluce. È più facile quella dell'olio perché c'è proprio la fessurina che fa vedere all'interno. Comunque prendiamo anche questo e andiamo a versare, intanto sta già uscendo, andiamo a versare anche questa. È un po', ci prenderete la mano, poi con calma, con molta calma prenderete la mano anche a versare. È giocabile anche in VR, quindi in VR rende meglio, ma per quanto l'avevo provato io era abbastanza pesante, nel senso non a livello di grafica il PC, ma pesante nel senso che tra le cose che prendete vi dimenticate in giro, dovete avere un bello spazio, perché è uno dei pochi giochi che è ottimizzato per la room scale, quindi se avete una stanza enorme. Vedete che adesso si sta riempiendo, quindi vuol dire che
è al limite, non scende più. Cosa faccio io in questo caso? Prendo questa, la butto, dopodiché vado a prendere il filtro, l'imbuto, e cerco in qualche modo di rimetterlo all'interno così da riguadagnarne un po', perché io sono un po' genovese in fondo e quindi voglio tenere tutto. Ora abbiamo finito. Questa musica simil Minecraft è rilassante. Ovviamente potete mettervi sottofondo il podcast che volete, aprendo la parte, insomma, in questi giochi è sempre utile. Ok, a posto. Questo lo metto via. Il tappo nuovo lo vado a mettere sul radiatore e andiamo a riposizionare il cofano. Riallaccio e l'auto è praticamente pronta. Che cos'è questo? Questo qui, ve lo dico subito, serve per recuperare i fluidi dai freni. Ma questo, ovviamente, se questo video vi piacerà e vorrete vedere altri tutorial su altre missioni di questo gioco, vi dico solo che lo spurgo dei freni l'ho trovato fighissimo. Ma ho fatto un tavolo per nani qua. Scusa, alza un po'. Ok. Beh, giusto per averlo, anche se non è proprio un tavolo da meccanico, il tavolo da meccanico è magari più, mannaggia, più così, ecco. Comunque, bene, l'auto tecnicamente dovrebbe essere a posto, salvo non ci siamo dimenticati qualcosa. A questo punto si prende di nuovo il tablet, si va qui, job board, e si va a inviare il lavoro fatto. E vedete che in questo caso abbiamo completato correttamente tutto. C'è il labor time che è in sviluppo, che non so cosa sia, il playtime è questo. Qualità delle parti B. E abbiamo preso +S, quindi un punteggio massimo praticamente. Non credo ci sia il terzo più, però vabbè. Invoice, il pagamento, abbiamo preso un po' di soldi, 200 soldi. E man mano saliamo di livello, guadagniamo soldi e sblocchiamo un new stuff, che al momento mi sa che New Job Variety unlocka 900 punti esperienza. Ok, e man mano andiamo avanti, man mano sblocchiamo dei lavori nuovi. In questo caso abbiamo i Replace Tires, che si tratta di smontare delle gomme, vengono smontate dalla macchina, lo pneumatico viene smontato dal cerchio con un tastino, adesso qua non va perché non c'è niente sopra, si ordinano le gomme nuove, arrivano, si montano le nuove, si riavvitano, base base. Brake Flush è appunto, si usa questo, che è un flacone, non so se poi siano realmente così. In sintesi si va a smontare il tappino blu, questo blu, lo si monta su il cilindro di ispezione dell'olio, si pompa a una certa pressione, fino ad arrivare a un tot di pressione di 10 bar, e a quel punto si inizia a spurgare con un tubicino e questo flacone qua. Si spurgano le quattro gomme e praticamente viene buttata fuori l'aria e viene praticamente sostituito il liquido, insomma aggiunto il liquido da quello e svuotato quello in eccesso lì. Queste sono le missioni. Ignition, questa è nuova per me, devo sostituire le candele e i cavi delle candele e sostituire anche delle frizioni, sì, degli scarichi delle marmitte. Io adesso posso accettare questo, ma ovviamente me lo farò per conto mio, ma voglio farvi vedere un attimino come si approccia. Questa è un'auto già completamente diversa. Andiamo ad aprirla. Che bella anche questa. Le candele io so già dove andare perché sono qui. Questi sono i connettori, quindi andranno sostituiti questi. Plug wire. E le quattro candele. Non so se serva qualcosa a livello di negozio per svitare le candele. In questo caso la vivo un po' come se stessi giocando con voi. Vedo se c'è qualche nuovo tool per svitare le candele, ma non credo. No. No, quello per le gomme. Vediamo un po' se scrivendo plug non c'è nulla, almeno in questa categoria. Se io scrivo plug qui, non mi trova nulla. Vediamo se trovo qualcosa qui, così, plug, ok. Plug, ok, questi sono tutti i cavi da cambiare, guardate quanti. niente, poi le sostituiamo. Ma in questo caso io, mettiamo caso, non so come fare. È vero, non so come fare. Manual, torno indietro, guardo se c'è qualcosa. Rimozione dell'alternatore, Ignition System Service, ok.
Rimuovi tutti e quattro i cavi, acquista quelli sostitutivi, rimuovi i due bulloni dietro la copertura delle valvole, ok, rimuovi il coil pack, ok, in sintesi ci spiega come fare, ma ovviamente questo sarà un'altra storia, se vi interesserà vederlo. Questo è bellissimo, cioè adesso, ah, c'è il tubo, il cavo con la bobina attaccata, ok. Viene via proprio tutto. Ok, interessante. Voglio vedere adesso. Smonto questi. Poi andrà smontato anche. Vediamo un attimo se io faccio purchase. Vediamo se mi cosa mi ha aggiunto. Tanto non si paga la spedizione, quindi vediamo. Cart, plug wire, cilindro 3. Ah, ok, faccio così. Purchase cilindro 4. E poi lo faccio anche per tutti. Cilindro 1, purchase. Cilindro 2, quello di prima. Ok. Abbiamo staccato praticamente tutto, ora dobbiamo sostituire anche le candele. Vedete, l'approccio è molto semplice. Questo poi butteremo via tutto, però intanto abbiamo anche le candele lì sotto. 18 nanometri. Nanometri. Quelli sono i processori. Voglio comprare questa. Spark plug, purchase. Purchase. E purchase. E alla fine ve lo sto facendo il lavoro, quindi non ho detto lo facevo vedere un'altra volta, ma mi sto facendo prendere. Non riesco a puntare. Ok, purchase. Ok, vediamo un attimo se possiamo toglierla. Quanto ci serve? Ha detto 18. Quindi vediamo se questa chiave ci arriva. 18, sì. Svita, premendo in su. E poi andiamo a svitarla. Spark plug requires long socket extension. Sì, questo l'avevo sbloccato, quindi devo prenderlo, credo. No, Y, ok, con questo, perfetto. Con la Y si attiva questo coso qua. Devo rimuovere anche la copertina. No, riesco a rimuovere la candela. Ok, la svito e me la metto in tasca in automatico. Ok. Perfetto. Adesso metto via. Possiamo procedere, credo, all'ordine. Qua dentro non c'è più nulla, quindi prendiamo questo e lo mettiamo qua. Vedete che si rimpicciolisce in automatico. Qua mettiamo dentro anche questo. Qua ci sono dentro ancora dei bulloni, mi pare. Che non... Cosa brutta è che se non potete usare le scatole, una volta che togliete qualcosa, se questo lo tentate di rimettere nella scatola, ve lo appoggio sopra così. Comunque, andiamo al negozio, completiamo con quattro candele e i vari cavi, complete purchase, e andiamo ad acquistare. Mi diceva qualcosa il manuale anche sulla remote coil pack. Ok. Ok, rimuovi two bolts at the back of the valve cover. Bisogna rimuovere i due bulloni. Questa è una cosa che non conosco onestamente. Credo sia qui. Quindi vediamo se possiamo anche in questo caso ci avventuriamo nel fare qualcosa di assolutamente nuovo. Però no, non possiamo svitarla questa, credo. Valve cover. Ah, dite di levare questo. Leviamolo. Dice di levarlo. Leviamolo. Metti via. Ma non. Boh. At the back of the valve cover. Ah, rimuovi le due. Vabbè, i due bulloni, ma. Che siano questi, eh? Sì, forse erano questi, sì. Niente. Tasto Z. Si possono cambiare le viti. Beh, abbiamo in mano queste, quindi queste vanno bene. Una e due. Si avvitano a 7.5, quindi prendiamo la chiave.
Così abbiamo visto praticamente anche come funziona una missione alla cieca. Imposto ad avvitare 7.5. Vado, faccio il giro, 1, tac, e avvito la seconda. Una, tac, perfetto. Diceva di svitare queste. Vediamo un po'. Beh, lo svitaggio è sempre privo di rischi. Però, cavoli, tutto sto lavoro qui per... Diceva di togliere due bulloni. Questo qui, no, non mi fido a slacciare questo. Uno lì e l'altro qua. Ok. Svita anche questo, vediamo. Ok. Metti via. Ah, questo salta via. Ah! Coil pack. Cioè, che siano già queste? Ah, no, vabbè. Compriamo anche questo a sto punto. Nel dubbio io lo faccio. Poi c'è. catalogo. Procedi. Costa un botto, però mi sento generoso. Vediamo come hanno fatto il packaging delle candele. Insomma. Vabbè, allora intanto fatemi rimettere. Potrebbe usare delle confezioni un po' più green, in effetti, però va bene, dai. Allora, lo rimettiamo su. Diventa così. E praticamente andiamo a rimettere le viti. Cavoli, questa non so quanto va dentro. 20, ok. A 20 va dentro questa, ok. Quindi aumenta. 20, avvita. Vai. Non fare attenzione a non sbagliare perché... Ok. Perfetto. Adesso prendiamo le candele. Beh, a questo punto portiamo... Oh, scusi. Portiamo tutto qua che è un po' più comodo. Candela 1, tanto non c'è distinzione. Una. A rischio di perdermela, me la tengo ben vicino. Abbiamo già fatto la 3 e la 4. Facciamo questa e poi manca la 2. Riesco a mirarla bene. Ok, potevo abbassarmi, ma sono pigro. Ok. Adesso riprendiamo in mano lo strumento giusto, che era questo, con la Y. E a quanto va avvitata questa? 18. Ok, vai. Una. No! Dovete fare attenzione a non avvitare roba già avvitata perché spaccate la vite. E bisogna fare molta attenzione perché questa vite qui che abbiamo avvitato potrebbe crearci problemi perché, vabbè, a parte che va avvitata a 35 questa, credo, no. Scusami, ma gli ho dato un po' troppa pressione. Cioè, potrei pagarla carissima io questa cosa. Comunque. Vabbè, intanto ho riavvitato tutte le... Riprendo questo. Abbiamo avvitato anche l'ultima? Credo di... No, lascia stare. Tocca le tue cose. Ok, si è già avvitata. Perfetto. Ok, il toccare altre viti potrebbe compromettere il lavoro, insomma. Comunque, abbiamo quattro candele in mano. Vedete che poi si può passare da una all'altra. Ma le buttiamo perché sono le candele vecchie. Una. 2, 3, 4, scrap all. Ok. E adesso montiamo i nuovi cappellotti. Che tecnicamente allora a sto punto non sono più bobine,
ma sono semplicemente dei tubi perché tutto il collegamento è lì. Devo capire adesso come fissarlo. Allora. Ok, sì, bisogna solo puntare il foro, niente di complicato. Allora, me lo tengo qua vicino, 2. E abbiamo messo anche la quarta. Ok. Ma direi che tutto praticamente in regola, credo. Rimonto questo, che era montato così. Direi che abbiamo sostituito la parte posteriore, che non è collegata alla corrente, ma vabbè. Rimontiamo il cofano e speriamo che sia tutto a posto. Ecco, questa missione adesso l'ho fatta completamente così, senza neanche l'intenzione di farla, perché l'idea del tutorial era proprio su una delle missioni iniziali, che è quella che abbiamo visto prima. Possiamo andare a ripassare un attimino il manuale. Installa il nuovo coil pack, che retaining bolts, rivolgi 220 nm, installa 4, ok, quindi dovrebbe essere a posto, ma su questa io non mi sento di dire che andrà perfettamente, perché abbiamo fatto un po' così. Però è andata tutto bene, quindi tutto 8 su 8, abbiamo fatto un buon guadagno, ci abbiamo speso un bel po', siamo tornati 10.000 e qualcosa, e abbiamo una nuova missione, che è la sostituzione di un termostato, l'impact wrench, la pistola a impatto, impulsi, insomma come si chiama, per svitare le gomme, e una nuova skill abbiamo guadagnato, auto wrench, quindi la possibilità di svitare da solo, auto wrench, e praticamente c'è questo aiuto che ci dà una mano. Deve essere tutto aggiornato. Insomma, in sintesi dovrebbe già svitarci in automatico tutto. Vabbè, lo faceva già, mi sembrava, però magari in qualche modo diverso. E comunque adesso nei lavori abbiamo anche la sostituzione del termostato con le relative istruzioni. Quindi vedete che qua abbiamo la stessa che abbiamo fatto, l'engine oil change, quindi la possibilità di cambiare anche l'olio del motore, che eventualmente vi farò vedere, perché forse quella è la primissima missione. Quindi se vi siete goduti questo video e volete vederne un altro dove magari vi faccio vedere come cambiare l'olio del motore all'inizio, niente che sia niente di complicato, avendo già visto una fase un po' più avanzata, che è quella del cambio del refrigerante, però fatemi sapere qua sotto nei commenti. Per intanto è tutto, fatemi sapere anche se volete che continui la linea di tutorial su Wrench. Alla prossima e ciao ciao!